Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vorrei fare una recensione completa dell'iPod seconda generazione. Colgo l'occasione per farvi vedere alcune due applicazioni che sono in fase di sviluppo da me. Un attimo che diminuisco la luminosità del dispositivo. Bene, ok, ci vedete. Allora, la prima app che vi voglio mostrare è mia. È ancora in fase di sviluppo, presto la vedrete in App Store e ha questa icona iWall. Queste due sono le mie app che sto creando. Allora, ci andremo a premere. Anzi, no, perché alcune persone, so io chi, potrebbero copiare, quindi meglio di no. Allora, meglio non farvelo vedere. Comunque, cominciamo. Partiamo dall'esterno del dispositivo. Allora, l'iPod Touch seconda generazione lo vediamo molto più sottile rispetto alla prima generazione di iPod Touch. È il dispositivo più so è il dispositivo sì, giusto, più sottile al mondo. Invece l'iPhone 4 è lo smartphone più sottile al mondo. Come vedete, qui c'è un materiale metallico retro rinfrangente. Qui abbiamo un cuscinetto per il wifi, per renderlo, diciamo, per rendere l'iPod che prende bene. Poi possiamo farci incidere qualcosa qui sopra. E con lo stesso carattere qui abbiamo la mela con scritto iPod. Di sotto non presenta speakers perché lo speaker è integrato dentro, invece mentre nella quarta generazione dell'iPod Touch qui c'è. Qui abbiamo un jack 3.0, un connettore dock 2.0, i due pulsanti per il volume, il pulsante per accendere lo schermo e spegnerlo. Poi ovviamente abbiamo il nostro tasto home, quindi andiamo ad accendere lo schermo e vi faccio vedere il software. Allora andiamo a fare lo slide. Ovviamente con l'aggiornamento 4.0 cambiano molte cose, quindi questa è una recensione per il 4.0. Allora, partiamo dalla riproduzione video. La riproduzione video, proprio ieri sera, sono riuscita a mettere due film e quattro puntate di una serie. Allora, ho messo femmine contro maschi e maschi contro femmine, li ho messi sull'iPod e ho messo 3-4 puntate o 3 o 4 di No Ordinary Family. Ve le faccio vedere, si vedono perfettamente, vedete? Questo è femmine contro maschi, no, maschi contro femmine. Adesso voi non lo vedete bene perché sto riprendendo, quindi. Però devo dire che si vede per. È uno spettacolo come si vede. Poi vi faccio vedere in ordine di Family. Come potete vedere. Ah, anche Parto col folle mi ci sono messo. Fox HD si vede. Quindi, come vedete, anche questo si vede bene. Poi parto col folle. Andiamo un po' avanti. Però da qui è spettacolare. Per la riproduzione audio, essendo un iPod, si sente meglio con gli auricolari. Infatti, diciamo, senza auricolari bisogna un po' accostarci. Però con gli auricolari, essendo appunto un riproduttore di musica multimediale, è molto utile. Poi ovviamente abbiamo il calendario, quindi ci possiamo appuntare tutte le nostre cose, quello che facciamo, così, i contatti. Poi abbiamo l'applicazione immagini,
appunto per le nostre immagini. Che so. Poi abbiamo un'applicazione borsa che presenta in qualsiasi OS, dispositivo OS, che ci fa tutte le quote in borsa. Apple è salita dello niente, Google niente, Yahoo niente. Cioè praticamente Google, Apple e Yahoo non sono né scese né deceduta, 0,00% Apple, 0,00 Google è lo stesso Yahoo. Beh, poi mappe, vabbè, il GPS, ovviamente iPod usufruisce del GPS integrato dell'accelerometro e della bussola. I memo vocali sono registrabili solamente se con un Jackin' Air. E diciamo che per questa pagina devo dire che è tutto, ovviamente la riproduzione della musica perché è un iPod. Poi possiamo acquistare musica direttamente dall'iPod con iTunes e scaricarci anche i video, io preferisco scaricarli gratis, pure le musiche. Poi ovviamente con le 200.000 applicazioni disponibili su App Store l'iPod diventa ancora più utile. Cioè, qualsiasi dispositivo S è ancora più buono e utile, perché diciamo che è buona questa cosa che usufruisce non mi viene la parola, non mi viene la parola, vabbè, poi, ok, qui devo cambiare una cosa, mia. Poi, la creazione di cartelle è molto facile. Bisogna solamente tenere premuto sull'applicazione, tipo questa. E come vedete iniziano a ballare. Ed escono lì. Basta sovrapporre una app a un'altra che diventano così con quel riquadrino. Quella è la cartella. Allora noi ce lo posizioniamo sopra e ci crea la cartella. Una volta creata la cartella, cliccando sulla cartella possiamo decretare il nome. Io, questa cartella l'ho chiamata mia app perché ci sono tutte le mie app. Quindi ragazzi, allora consiglio sicuramente l'acquisto di un iPod perché dato che è praticamente un iPhone, solo che costa un sacco di soldi in meno. Perché ha le stesse caratteristiche dell'iPhone, solo che non chiama. Cioè, il nuovo iPod 4G, iPod Touch 4G, è tale e quale l'iPhone 4, solo che non chiama. Mette Skype e chiama. Cioè, c'ha la fotocamera. Forse la risoluzione, cioè, la risoluzione pure è quella. Cioè, siamo lì, po'. Io, secondo me, l'iPod Touch è sicuramente un rapporto qualità-prezzo buonissimo, anzi, secondo me costa anche di meno di quello che vale, se devo dire la verità. Quindi, ragazzi, vi consiglio, se siete prossimi a un acquisto, vi consiglio l'iPod Touch perché è davvero un buon prodotto di casa Apple. Ciao, ragazzi!